Benvenuto ad una nuova puntata di MT Lo Trovi Qui. Io sono Enrico, uno dei tecnici di MT Distribuzione, una realtà strutturata che distribuisce ai professionisti di settore soluzioni per la home building automation, affiancando servizi di formazione e assistenza tecnica. Se vuoi altre informazioni trovi il link in descrizione. Oggi parliamo del sensore Sattel modello Opal, un sensore da esterno doppia tecnologia, in grado di garantire un'efficacia protezione del tuo allarme esterno. Tra le caratteristiche fondamentali del sensore di Sattel modello Opal troviamo algoritmo digitale per la rilevazione del movimento, compensazione digitale della temperatura. È un sensore PET immune fino a 20 kg. È un sensore con tecnologia antimascheramento, infrarosso o microonda a seconda del modello Opal Plus o Opal Pro. Funzione antistrisciamento nella parte inferiore del sensore. Una funzionalità unica come sensore crepuscolare integrato con uscita dedicata sul morsetto del sensore. Possibilità di regolazione della sensibilità del sensore e del sensore crepuscolare attraverso il comodo telecomando in modo da non dover aprire il sensore per continue regolazioni. Inoltre il sensore è costruito con una robusta plastica. Tra gli accessori opzionali che compongono questo sensore da esterno troviamo diverse staffe come distanziatori da parete o da soffitto, staffe ad angolo e staffe su snodo sferico. Inoltre è possibile aggiungere al sensore un tettuccio parapioggia per proteggerlo dalle intemperie. Il sensore è disponibile nelle colorazioni bianco e grigio. Il sensore di Sattel è realizzato con policarbonato molto resistente, in grado di garantire una colorazione del sensore affidabile per diversi anni. Inoltre, grazie alle guarnizioni in elastomero, il sensore garantisce una protezione IP54. Vediamo ora il sensore al suo interno, nello specifico la parte elettronica di cui è composto. Al suo interno c'è un'elettronica staccabile dal resto del contenitore, in modo da facilitarne l'installazione. Tutta l'elettronica del sensore è protetta da un guscio di plastica per proteggere la parte delicata del sensore. La morsettiera appare qua nella parte superiore dell'elettronica. Il sensore è un sensore doppia tecnologia, quindi qui vediamo la parte microonda e qui la parte infrarosso del sensore. Il sensore è possibile regolarlo con dei comodi pulsantini a bordo sensore oppure, come detto prima, attraverso il telecomando per una regolazione esterna senza dover aprire il sensore di volta in volta. A protezione del sensore ci sono il tamper frontale e il tamper sul retro dell'elettronica. Inoltre, in dotazione con il sensore è previsto anche un tamper per la staffa di ancoraggio al muro. Passiamo ora a vedere assieme la morsettiera del sensore. La morsettiera è composta da un contatto di antimascheramento, un contatto di tamper, un contatto di allarme. Tutti questi tre contatti sono contatti puliti. Inoltre il sensore ha un morsetto remoto per i LED per accendere o spegnere al bisogno. Una funzionalità unica di questi sensori è il sensore crepuscolare, che oltre a garantire il corretto funzionamento del sensore in base alla luminosità esterna grazie all'algoritmo digitale, permette di remotizzare l'informazione del sensore crepuscolare, fornendo l'informazione ad esempio a sistemi domotici o a relè per interfacciare con sistemi di building automation. Un'ultima caratteristica importante dei sensori Sattel modelli Opal è che questo sensore è disponibile anche nella versione via radio, per garantire così una uniformità di impianto. Ed ora ci spostiamo alla macchinetta del caffè per le considerazioni finali. Oggi abbiamo parlato del sensore Opal di Sattel, un sensore robusto e da design accattivante che offre una rilevazione efficace in esterno. Puoi trovare questo sensore sul sito di MT Distribuzione oppure contattaci nei contatti qui sotto. Ciao!